Buongiorno a tutti, siamo nel comune di Versanvido, in provincia di Vicenza, uno dei pochissimi comuni sotto i 5.000 abitanti che nel contesto del programma LIFE ha presentato un progetto e lo ha vinto. Un progetto di cui ci parlerà oggi il sindaco di Versanvido, Leopoldo Bortolan. Come nasce questo progetto, il progetto LIFE Risorgive? Con quali obiettivi generali e con quali priorità per il territorio del comune? Bressanvido è un paese situato nell'area delle risorgive e quindi molto ricco d'acqua. Risorgive significa che l'acqua che proviene dalle montagne ritorna in superficie proprio in queste nostre aree. Quindi il nostro territorio è appunto ricchissimo d'acqua e quindi di grande valenza ambientale. Era forse il caso che un'amministrazione si occupasse di rivitalizzare, di rivalorizzare questo grande patrimonio ambientale qual è il nostro. E quale strumento abbiamo scelto? Abbiamo trovato questo LIFE Risorgive, abbiamo strutturato questo progetto grazie anche alla collaborazione del Comitato Risorgive di Bressanvido che opera dal 2004 in questo territorio e abbiamo approntato un progetto che è stato posto al vaglio della Commissione Europea ed ha ottenuto il beneplacito della Commissione Europea e quindi è stato cofinanziato. Appunto realizzerà dal 2015 al 2019 e verterà su molte opere di riqualificazione. Ok, grazie. È stato difficile costruire il partenariato e scrivere il progetto, soprattutto considerando le dimensioni del comune. Quali sono stati i vostri punti di forza? È un progetto che è partito dall'iniziativa del Comune di Bressanvido, ma è stato abbracciato immediatamente anche da dei validissimi partner che si sono uniti a noi nella realizzazione di questo ambizioso progetto. In primo luogo i partner sono il Consorzio di Bonifica Brenta, che è l'osservatore speciale di questo territorio sotto il profilo idraulico, poi la società Aqua Program che si occupa appunto di valorizzazione della risorsa idrica, Veneto Agricoltura che invece si occuperà di tutto ciò che riguarda la ricostituzione delle fasce tampone e di fasce di aree boschive. E ulteriormente il PABAT che è un'associazione di pescatori che opera nella nostra provincia. Insieme a loro abbiamo stilato questo progetto, si diceva, e grazie anche al contributo, come dicevo prima, del Comitato Risorgive, siamo stati in grado di presentarlo alla Commissione Europea che l'ha positivamente giudicato. Perfetto, e in questo momento state realizzando effettivamente il progetto, visto che siamo nei 4 anni previsti. Qual è stato l'impatto che questo progetto ha avuto sull'amministrazione comunale, sulla struttura amministrativa del comune e qual è la percezione dei cittadini, almeno fino a questo momento? Il progetto è stato portato avanti con molto entusiasmo dall'amministrazione comunale che ha cercato di trasferire questo entusiasmo ai propri uffici. La nostra struttura, pur essendo piccola, si è fatta carico dei passaggi formali burocratici da fare e piano piano stiamo partendo. In questo momento sono in fase appunto di decollo, le prime progettualità, stiamo provvedendo a redigere i progetti definitivi e esecutivi per le prime azioni. Il progetto verterà su valorizzazione di appunto aree di risorgiva attraverso la ricostituzione di fasce tampone alberate con l'inserimento di nuove fasce arbustive. Ulteriormente saranno espurgate alcune risorgive, saranno anche costruiti dei percorsi pedonali in modo tale da poter fruire da parte dei cittadini, da chiunque volesse, queste meravigliose risorgive appunto che rappresentano così tanto il nostro territorio. Un'ultima domanda, quale consiglio si sente di dare ad un amministratore comunale, soprattutto di un piccolo comune che come lei abbia la voglia, il desiderio di partecipare a progetti europei e quindi di avventurarsi nei finanziamenti europei?
Ma il consiglio che posso dare è che bisogna crederci, crederci e ancora crederci, perché niente è irraggiungibile. Anche il nostro comune, che è un comune di poco più di 3.000 abitanti, è riuscito con la volontà, con la determinazione, con proprio direi anche la testardaggine, è riuscito a proporre un'idea di valorizzazione del territorio che è stata ben accolta a Bruxelles. Siamo molto orgogliosi di questo. Siamo anche convinti che qualsiasi amministrazione che la voglia fare possa raggiungere, se utilizzerà queste caratteristiche, possa raggiungere appunto l'obiettivo di poter fregiarsi di un progetto LIFE. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi.